Anche per un'attrice è imbarazzante sentirsi addosso continuamente gli occhi di vetro dell'obiettivo. Vedete, Gina Lollobrigida non riesce ad essere disinvolta. E non ci riesce nemmeno Peppino De Filippo. Tutte e due sono ospiti del Circolo della Stampa di Milano, dove verrà loro conferito il premio Fotoreporter 1964. La Lollo sale con una certa fatica sul palco e Ferruccio Lanfranchi le consegna la medaglia. Un'ottima occasione per i fotoreporters, i quali sottopongono un illustre collega ad una mitragliata di istantanee. E un'ottima occasione anche per noi, che in una delle sale del circolo possiamo scambiare quattro chiacchiere con l'attrice. Gina Lollobrigida, è soddisfatta di lei? Quando uno è esigente come lo sono io con me stessa, è molto difficile essere soddisfatti. Sono contenta. Da molti anni lei è sulla cresta dell'onda. Come spiega questo successo costante? È molto imbarazzante parlare di se stessi. Io preferisco che mi giudichi il pubblico, la critica, la stampa. Ha paura dei giudizi degli altri? No, anzi, li accetto volentieri, purché siano in buona fede, che siano sereni. Senta, signora, se dovesse esprimere un desiderio, che cosa chiederebbe? Chiederei una cosa per mio figlio. Una vita molto felice, come la mia. La Lollo conosce bene gli italiani. Sa che una mammina affettuosa fa sempre tanta tenerezza sulle platee e naturalmente ne approfitta.